No, io volevo chiedere a Diniz cos'è stato che nella tua carriera quello che ti ha frenato, quello che non hai avuto la fortuna di poter ambire ad arrivare ad altissimi livelli. Sì, io sono arrivato in Italia, sono arrivato al Milan, no? Poi durante 10 anni sono stato sempre sotto contratto con il Milan, quindi quando appartieni a queste grosse società così, Per 10 anni ci è rimasto sotto contratto al Milan. 10 anni, il mio contratto è appena finito junior con loro. Quindi Mica, sono mica pochi e 10 anni contratto sì, con il Milan. però quando Vuol dire che Ragione Fulvio puntavano molto su di te. No, ma dico, quando tu appartieni a queste società così, a volte le scelte sono fatte soprattutto da loro. Quindi a volte ho fatto delle scelte, no, perché volevo io, no? L'ha fatto la società. Io un po' di anni fa ho fatto la Serie A, giocavo anche titolare, quindi a Livorno. Lì sembrava che potevo sbocciare, però dopo ho fatto una scelta sbagliata di andare a Parma. Poi mancavano 2 giorni per finire il mercato, mi sei venuto da me dicendo: "Dini, secondo me sei giovane, qua giocherai poco, no? Secondo me è meglio che tu vai a una società dove Anteria. potrai giocare di più". Quindi non potevo più giocare in Italia, ho deciso di andare all'estero, in Serie A belga. Dopo poche partite mi sono fatto male gravemente, quindi ho dovuto stare fermo per 10 mesi, quindi il mio rientro in Italia dopo. Non avevo mercato, nessuno ha creduto più in me perché ero da 10 mesi fermo, quindi lì ho dovuto scendere di categoria. Aí sono È una bella sceso, storia, Marcus, la tua, sì, eh? poi sono sceso di categoria. Dopo che scendi di categoria è difficile risalire. Per 3 anni a Lecce ho perso 2 finali playoff, quindi è così, è andato un po' così la Cerca mia di non storia. farlo qui a Padova. No, spero di no, Se no in spero di finale. vincere, se arriviamo in finale devo di vincere.